Siamo con Edoardo Guerrini, con Ciao. Il quaderno del Fato. Mi hai parlato di un manoscritto e di un quaderno che è al centro di tutta la trattazione. Quindi vorrei chiederti di approfondire l'importanza, il significato di questo quaderno. Sì, lo spunto è nato proprio dall'idea di un segreto nascosto dentro un manoscritto scritto da un matematico persiano. Poi mi sono imbattuto nei ricordi della lettura di un po' di tempo fa delle quartine di Omar Khayyam. Ho pensato che lui poteva essere proprio il soggetto adatto a interpretare l'autore del mio manoscritto. Quindi diciamo che c'è stato un lavoro ante scrittura di documentazione molto approfondita. Sì, decisamente sì, perché mi sono immerso in una cultura che conosco davvero poco, quella dell'Islam, e mi ci sono immerso pesantemente leggendo per intero il Corano e anche leggendo diversi libri di interpretazione sulla dottrina islamica. E invece riguardo progetti futuri? Sto scrivendo un giallo che frequenta in realtà un mondo che mi è molto caro, che è quello di Rex Stout e di Nero Wolf. E quindi sarà un giallo ambientato tra Napoli e New York. Ti ringrazio, è stato un piacere. Grazie. Claudio?